Grazie, ringrazio la signorina. Siccome si chiama Aurora, penso che la cosa sia di ufficio, quindi grazie di questa presentazione, ringrazio il professor Motti naturalmente e tutti voi. Qualche battuta sull'intervento in modo da collegare insieme quello che dico con quello che è stato appena detto, in modo da interagire un pochino. Intanto, naturalmente è totalmente d'accordo con quanto il professor Dorso ha richiamato. Ci sono i principi, ma i principi vanno poi attuati. Il momento dell'attuazione è cruciale e il chi, come, dove, eccetera, che è determinante. Principi senza questi dati non hanno gambe a sufficienza. Al contrario, non bastano le gambe, non basta la buona volontà se non ci sono principi. Quindi il gioco è continuamente tra non perdere l'elemento concreto e l'attuazione, e da un lato, e dall'altro non perdere i principi. Questo è un dato importante. I principi e i valori sono tanti e il paesaggio è per sua natura un riassunto di questi. Non esiste una cosa soltanto. Il paesaggio è un insieme di cose, tra l'altro variabili, perché è fatto di elementi naturali, di elementi socio-economici, di percezioni di tutta la parte culturale, artistico, poetico, della percezione del paesaggio. Il valore simbolico, ma su questo avete avuto interventi autorevoli e quindi non mi rendo. E infine il paesaggio è fatto di politiche istituzionali, dunque è l'incrocio di questi elementi e non uno è disgiungibile dagli altri, eccetera. Quindi bisogna su questo avere la pazienza quando le cose sono complicate di affrontarle in modo articolato, come peraltro devo dire è stato fatto in questo convegno, in questa giornata di riflessione, anche stamattina la dottoressa Possidione e la dottoressa Lugano. Volevo anche dire che i valori e i principi sono fra loro plurimi e dunque il loro collegamento, salvo casi diciamo particolari ma limitati, come ci ricordava la dottoressa Bastiglione, e cioè la vita, la salvezza, no, non si discute su questo. Il resto è un discorso di collegamento fra interessi pubblici diversi e quindi il conto con questa complessità va dato. Quando non facciamo i conti con la complessità lasciamo sempre da parte cose importanti. Questo è lo sforzo ed è il motivo per cui vengo dunque poi il piano, e in particolare il piano paesaggistico, diventa l'elemento riassuntivo, la sede giusta in cui mettere insieme fra loro le diverse esigenze, i diversi attori, i diversi tempi, i diversi profili, gli interessi pubblici e privati. Non si può fare le cose soltanto a metà, perché altrimenti le cose poi non funzionano, e non funzionano perché si è lasciato da parte cose importanti. Quindi solo una piccola sottolineatura sul discorso della presa patriota per quanto riguarda la protezione civile, perché è un tema naturalmente rispettabile e complesso, e cioè siamo tutti consapevoli che tante cose non possono essere previste, a cominciare dai terremoti, ma siamo anche altrettanto consapevoli che molte cose possono essere fatte prima, perché a parità di evento gli effetti disastrosi in un caso e gli effetti più limitati in un altro sono dovuti esattamente a ciò che prima è stato fatto. Quindi il discorso del prima, in specie in un paese come l'Italia, che ad alta vocazione sismica comunque, tutto, comporta su questo prima chiedersi prima come, prima chi. Io devo dire, su questo ci sono diverse scuole di pensiero, diciamoci la verità, diverse scuole di pensiero, perché diciamo che il punto di cui tutto sommato sono convinto è che tanto è necessario fare prima,
E tanto questo prima è innervato nella vita quotidiana delle comunità e delle collettività e degli enti, delle amministrazioni, che la risposta è poggiare, puntare il più possibile sull'amministrazione ordinaria. Ridurre al massimo la specialità dei regimi e le specialità dell'amministrazione, che non significa naturalmente tagliare le ali o ridurre il ruolo della protezione civile, che è un nostro vanto, giustamente veniva richiamato, perché la qualità degli interventi della protezione civile italiana si collocano ai livelli alti, quindi non dimentichiamo questo, ma significa anche capire che per esempio la correlazione fra beni culturali e sviluppo socio-economico del territorio, la correlazione fra paesaggio e infrastrutture, l'elemento essenziale della ricognizione dello stato dell'arte, a cominciare dallo stato degli edifici. Siamo un paese sismico? Come sono messi i nostri edifici? Bella domanda. Perché oltre alle società e alle caratteristiche diverse di diverse regioni, abbiamo un problema che quando c'è un sisma gli edifici sono i primi ad essere vulnerati. E allora il sapere, una ricognizione estesa, ci vorranno 20 anni? Benissimo. Ottimo motivo per cominciare subito. Voi sapete, c'è un apologo del vecchio signore, molto vecchio, alla fine della sua vita, che dice al giardiniere: vorrei piantare nel giardino una quercia, amo tanto le querce, vorrei piantare una quercia. E il giardiniere, un po' in imbarazzo, diceva: signore, la quercia ci mette molti anni per crescere. Lui dice: una ragione in più per piantarla subito. Ecco, questo sarebbe da ricordare. Cominciamo da questo. E guardate, non perché ci sono cattivi contro buoni, ma per come è fatta la nostra organizzazione, la nostra storia amministrativa. Per esempio, cominciamo dall'elemento chiave: i dati non ci sono, o sono insufficienti, o sono parziali. Perché se andate al Ministero dei Beni Culturali e chiedete quali sono i nostri beni culturali, quali sono? Voi avete elenchi parziali. Se chiedete quali sono gli edifici costruiti in cemento nella stagione 60-80, cioè la stagione più delicata per le strutture, perché si facevano le cose, quelli prima erano almeno flessibili, quelli dopo sono più attrezzati perché c'erano leggi antisismiche. Noi abbiamo un periodo di 20-25 anni delicatissimo, dove gli edifici effettivamente tengono molto meno. Allora, questa ricognizione l'abbiamo o non l'abbiamo? Perché se non l'abbiamo, anche possiamo poi lamentarci delle cose. È chiaro che queste cose vanno fatte. Allora, questo è fondamentale, e tutto questo può essere fatto mettendo in atto attività ordinarie di ricognizione. Viva l'ordinarietà! Perché di regimi speciali e di amministrazioni speciali alla fine si muore, cioè non si riesce a risolvere le cose. Se dovessi aprire, ma lo dico, se qui vi fosse, c'è un aspetto strettamente giuridico su cui corro: il regime speciale è pare risolvere un problema e ne crea altri, perché il regime speciale separa una fattispecie o un'area di diritto da tutto il resto. Sul momento ti dà una soluzione e poi improvvisamente ti accorgi che quella specialità finisce per essere una trappola. Perché il fiume ordinario intanto prosegue, tu sei incagliato in quella specialità che non si aggiorna, non si modifica, che richiede pratiche amministrative e giurisdizionali particolari, che di fatto poi viene dimenticata, di cui viene dimenticata la ratio, la ragione, eccetera, e finisce sostanzialmente per essere una trappola. Quindi attenzione su queste cose. Ecco perché l'ordinarietà è difficile, vero? L'ordinarietà è diversa in Friuli, in Calabria, benissimo. E questa è come il signore della quercia, una ragione in più per partire subito. Questo è un punto essenziale, proprio essenziale. Quindi con questo ho... Perché non... Quindi
Poi si può discutere. Nel frattempo, nell'attesa che vada a regime, che le ricognizioni siano fatte, che si intervenga sulle parti preventive, può essere utile allargare le funzioni di chi deve intervenire in emergenza, protezione civile, allargarle a prima, in modo che prima possa mettere in sicurezza alcune cose? È una questione laica, vediamo se ci sono alternative, bene. Se ci sono zone in cui invece questo non è possibile, sono più amministrativamente più deboli, sono fragili per tanti motivi, può essere utile invece che la protezione civile si allarghi anche alla fase preventiva per operare in questo, ma il principio deve essere la gestione ordinaria all'amministrazione ordinaria, e l'amministrazione ordinaria è l'amministrazione dei sistemi locali, che dialoga con lo Stato naturalmente fino in fondo come deve, e i sistemi locali che sono stati investiti da alcuni improvvidi interventi, perché questo discorso delle province sarà un discorso che dovremo spiegare ai nostri nipoti, che ci diranno: ma voi esattamente in quel periodo dove eravate? Cosa pensate? Devo dire, francamente, il modo con cui è stato affrontato il tema, francamente, è imbarazzante, diciamo così, proprio imbarazzante. Province smantellate, poi rimangono, promette tutto, per i costi della politica, intanto gli apparati sono persi, intanto i fondi sono migrati di qua e di là, le regioni si trovano in rimbalzo una serie di funzioni che è bene che non abbiano, e contemporaneamente gli enti locali, se non camminano davvero le unioni dei comuni, che è essenziale, bisogna che naturalmente a questo punto i comuni si aggreghino, perché se non si aggreghino abbiamo una terra di nessuno fra regione e singolo comune, che è essenziale, in cui si perdono tutte le migliori intenzioni, francamente, devo dire. E qui su questo poi possono servire, se non ho capito molto bene, il discorso dell'AIRPAC, nel senso che se il discorso dell'AIRPAC è un'agenzia operativa, bene, è una cosa che questa è nelle scelte che fanno i vari enti, può essere utile. Se è un discorso invece di estrazione del settore dal resto dell'amministrazione ordinaria, qualche problema secondo me c'è. Anzi, colgo l'occasione per dire che non sapevo, qualcuno mi dice che in Friuli Venezia Giulia è stato recentemente approvato un piano paesaggistico. Quando? Da pochi mesi. Perché? Fine mandato Serapiano. Fine mandato Serapiano. Perché vi dico, ecco, il censimento dei piani paesaggistici attualmente è un censimento che vede Puglia, vede Toscana, vede Piemonte e Friuli, adesso c'è da aggiungere Friuli. Ma arriveremo a questo perché il discorso diventa fondamentale. Non basta adottare il piano, bisogna attuarlo. E qui cominciano i problemi. E qui, devo dire, vediamo fino in fondo la connessione fra principi, buone intenzioni, gambe per camminare, apparati, strumenti, cioè la parte bassa, meno nobile se vuoi. Io ho sempre invidiato un po' i costituzionalisti, sono un amministrativista, ma non per giocare sulle distinzioni che non hanno nessun senso, ma perché mi piace l'approccio dei costituzionalisti, che ho sempre visto come, sapete, come gli ufficiali di marina sul ponte, i carri, i guanti bianchi, l'occhio perso sull'orizzonte, il cielo stellato sopra di sé, queste navi che vanno e hanno alcuni punti e ci richiamano, e noi di solito, noi in salamacchine, tutti con la morchia, i pezzi che non vanno, che vanno cambiati, il rumore che dici questo che cos'è, eccetera, sono proprio due mondi diversi, pure la nave è la stessa naturalmente, ma certo c'è una bella differenza tra chi sta sul ponte e chi sta, ma tutte e due sono indispensabili. Senza andare a richiamare l'apologo di Veneno Agrippa, tutti e due sono indispensabili, perché sul ponte senza salamacchie non si va molto lontano, e è esattamente così anche nel contrario. Quindi amo immensamente i protezionisti per questo, ci pigliamo un po' in giro anche reciprocamente, lo riguarda, voi siete dei meccanici, insomma, delle cose.
Invece in realtà larga parte della Costituzione, della sua relazione, vengo alla sostanza dell'intervento, che è il mio piccolo contributo, se vi parlo. La Costituzione ha bisogno di incarnarsi, non è un atto di fede, non è una religione, non è una cosa con cui mi contrappongo ad altri, non è un cielo stellato fermo, immobile, che richiede addetti, vestali, sacerdoti che raccontano che cosa nel cielo stellato è indicato. È qualcosa che si muove continuamente, giorno per giorno, e ha bisogno di essere incarnato letteralmente nella realtà, perché altrimenti diventa un elemento di contrapposizione, diventa anzi di più, rischia di diventare un elemento di conservazione, che non è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Quindi su questo dato, che poi la sostanza di quello e di cui vincoli e piano sono in fondo il paradigma, sono una figura emblematica. Perché sono una figura emblematica? Perché alla base, all'inizio, la proiezione in sala macchine del paesaggio come era all'inizio era il vincolo, cioè questo è un bene, il bene non si tocca perché si può sciupare. E saluto i ciclisti che sono venuti dopo una lunga pedalata, e il vincolo è esattamente la rappresentazione di una stagione necessaria, sia chiaro, della protezione, della conservazione, che è quello della separazione rispetto al resto, dell'evitare che ci si metta le mani sopra liberamente e di sottoporre a un regime autorizzatorio ogni intervento. Il regime autorizzatorio, senza andare nelle tecnicalità giuridiche, è il modo di dire: amico mio, questa è una cosa su cui non c'è soltanto il tuo interesse, c'è anche un interesse più ampio, vuoi metterci le mani sopra e puoi farlo, è tuo, eccetera. Però prima di farlo mi dici cosa vuoi fare e io ti dico fino a che punto puoi andare. Questo è il senso dell'autorizzazione ed è il senso del vincolo nella sua partenza. Essenziale, fondamentale, non dimentichiamoci che se questo non ci fosse stato, noi ci lamentiamo molto di come siamo messi sui beni culturali in Italia, ma saremmo messi molto peggio se tutto questo non ci fosse stato. E questo è possibile farlo avendo un corpo di tecnici, professionisti, stabili che si occupano di queste cose. Le sovrintendenze sono benemeriti, avamposti, diciamo, che si occupano di questo. Quindi, benissimo. Questo però è il vincolo in partenza. Questo è il momento di avvio, non è il momento di arrivo. Perché se io estendo l'area e comincio a occupare da poche ville e poche, o dalle fonti del Friturno, bene paesaggistico, comincio a espandere e mi occupo del paesaggio in generale, fatalmente incontro una serie di altri interessi altrettanto legittimi, anzi essenziali, perché se un borgo antico non vive, posso fare tutti i restauri che voglio, il borgo muore. E muore anche il bene culturale. Quindi la protezione del bene non può essere fatta senza contare sulla sua vita. E se questo filo si spezza, faccio le cose inutili. Quanti sono i restauri fatti senza chiedersi perché? Quanti palazzi restaurati senza chiedersi a che fine? Questo intanto è uno spettro di risorse, non le abbiamo infinite. Qualcuno attualmente pensa che abbiamo risorse infinite, temo che non sia così. E in ogni caso, per fare un restauro ci vuole un uso immaginato. Se l'uso non c'è, sulla base di che cosa restauro? Come era 100 anni fa, 300 anni fa, 500 anni fa? Ma cosa, sono un curatore testamentario? Oppure mi sto cercando di collegare questo palazzo con l'utilizzazione oggi delle cose, ma per fare questo devo collegarmi con questo. Bene, allora vedete, il concetto di vincolo, tutto basato sul dato autoritativo, unilaterale, impeditivo,
cioè non si toccano, non si trasferiscono, non si staccano gli affreschi, non ci si mette le mani sopra, se lo faccio e sono cose limitate e che fanno persone super specialistiche, i restauratori, legittimati in un certo modo. Se tutto questo da una situazione ferma in cui il paesaggio non c'è, e sapete perché non c'è? Perché viveva tranquillamente per conto suo. Ma è già stato detto, non ho bisogno di riprenderlo, il paesaggio nasce nel momento in cui temiamo di perderlo, perché prima, per millenni, il paesaggio è stato curato da chi ci lavorava, da chi sfalciava, da chi si occupava dei fossi, da chi si occupava del sottobosco, da chi coltivava, da chi lo faceva vivere. Ed è nel momento in cui tutto questo viene abbandonato che si pone il problema. Chi se ne occupa? È in questo momento che il paesaggio diventa un dato generale, ampio, cruciale, fondamentale. E quindi è una cosa relativamente recente, perché non dimentichiamo che l'Italia è rurale fino agli anni 50 del secolo scorso. Rurale. La gente stava lì. Dunque il problema l'abbiamo oggi, perché la gente lì non ci sta più. All'internet, popolamento, Appennino, cose eccetera. Se questo cambia, non posso tenere gli stessi strumenti fermi. Ecco il punto. A variazione del presupposto, varia anche lo strumento che faccio. Non è più l'elemento impeditivo, unilaterale, analitico, quel bene, puntuale, giuridico. Non è più sufficiente, certo può essere sufficiente per un quadro, ma non è sufficiente per un bene nel momento in cui il bene paesaggistico si allarga con la legge Galasso degli anni, a metà degli anni 80, si calcola che grosso modo circa il 50% del paesaggio, del territorio italiano sia ex lege sottoposto a vincolo. Quindi abbiamo due tipi di vincoli, il vincolo per provvedimento amministrativo fatto dalla sovrintendenza, il vincolo ex legge, la legge che dice che vicino alle coste, vicino alle acque, vicino alle cose, oltre una certa quota di montagne, eccetera, eccetera, è vincolato. Ma questo cambia tutto. A questo punto io intercetto continuo, non posso andare avanti in modo unilaterale e separato, perché intercetto la vita delle comunità. Ogni cosa che succede nel territorio fatalmente finisce bene. E come mi comporto? Allora, i fatti sono due: o la gestione della vita delle comunità, della loro espansione, del loro sviluppo è affidata alle sovrintendenze, e allora ho una soluzione, ma dubito che sia una soluzione credibile e praticabile. Oppure evidentemente devo cambiare registro, strumenti, devo riflettere su come intervenire. Questo è il punto. Noi ci troviamo esattamente su questo punto, ecco perché dico, facciamo che ciò che è necessario diventi possibile. Non basta che le cose siano necessarie, per rendere possibile lavorarci bisogna capire per quale parte passare, bisogna avere tempi. Questo lo faccio oggi, questo lo faccio domani, questo lo faccio domani l'altro. Dov'è che io trovo una composizione, un quadro d'insieme?
e il riferimento a cui le diverse politiche di settore possono fare riferimento. In un piano paesaggistico, dove il paesaggistico però è ormai esteso sostanzialmente all'intero territorio, condiviso fra Stato e città locale, per forza. Questo è il punto d'approdo. E questo è ciò che viene con un colpo d'ala e anche una manovra rischiata, devo dire, notevolmente rischiata, ma nella direzione giusta, la causa è giusta, fatto nel Codice dei Beni Culturali 2006-2008, quando si inserisce nell'area del Ministero dei Beni Culturali anche la parte paesaggio, non più beni paesaggistici, la villa, non più beni paesaggistici, il contesto del Colosseo o il contesto delle fonti del Clitunno, ma si mette il paesaggio. Quindi un'estensione enorme, molto più ampia. E questa è la scommessa, perché a questo punto inserisco nella nuova dizione patrimonio culturale due entità, una tradizionale, i beni culturali, e l'altra aggiunta, estesa, il paesaggio, affidandolo allo stesso struttura e organizzazione amministrativa, che a questo punto rimane sbilanciata su questo, inevitabilmente. In parte per ragioni culturali e in parte per ragioni organizzative, non sono mai distinte le cose. Diffidate sempre di coloro che, quando parlate con un'amministrazione, vi dicono manca il personale. Perché manca il personale è la risposta più semplice che chiunque può fare. Perché a questa domanda bisogna rispondere: personale per fare che cosa? E allora subito, immediatamente, il discorso diventa un po' più complicato. Se mi è consentito, è esattamente quello che direi a queste solerti regioni che recentemente chiedono più poteri con regionalismo differenziato, 116.3 della Costituzione. Più poteri, magnifico. Per fare che cosa? Qual è il problema che non potete affrontare con quei poteri che avete? Perché io, da modesto osservatore del sistema regionale, direi che in larga misura le regioni hanno più poteri non esercitati che funzioni cruciali che vanno esercitate. Quindi, allora, il tema del sistema regionale differenziato può essere utile, ma è utile coniugato in un modo completamente diverso come punto d'arrivo di una serie di processi e soprattutto come punto di arrivo della riforma del centro, perché se non si riforma il centro, il sistema regionale rimarrà sempre marginale, rimarrà sempre spiazzato tra essere l'ultimo vagone di un potere centrale e un difficile interlocutore dei sistemi locali che della regione, tutto sommato, continuano a diffidare. Quindi, devo dire, non avrei consigliato a nessuno di avventurarsi su questo lato, a meno che gli obiettivi siano diversi, ma allora se sono diversi, meglio dirlo, e diventa un discorso molto più delicato e molto più difficile. Oltretutto c'è un problema che riguarda le regioni, le altre regioni, un problema che riguarda il mezzogiorno. Bisogna stare attenti a giocare col fuoco. Questo è un paese che ogni tanto si mette a giocare col fuoco, qualche volta si fa male davvero. E sul regionalismo differenziato ho l'impressione che sia scappata un po' la mano a qualcuno, perché il regionalismo differenziato, ci ho scritto anche sopra 15 anni fa, è un'ottima soluzione in un sistema che ha risolto alcuni problemi grossi. Cos'è la regione? Quali sono i rapporti centro-periferia? Un centro diverso, perché noi invece questi problemi non li abbiamo risolti e abbiamo, siamo il paese degli ossimori, un paese che privatizza ma mai privati, un paese centralizzato senza centro, non è poco. Se quando dico senza centro, non dico che non ci sia, non c'è il tempo, che i ministeri ci sono, gli apparati ci sono, ma non è il centro di cui abbiamo bisogno. Un centro che ancora consuma più della metà delle risorse pubbliche complessive e ha per due terzi del personale che lavora al centro un personale che opera per attività di autoamministrazione, cioè di sostegno all'amministrazione. Pensate cosa significa.
e che soprattutto è rimasto immutato. Il resto è cambiato tutto. I ministeri continuano ad assomigliare a se stessi come erano 100 anni fa. Poi nessuno si chiede, ma prefetto, scusate, dal sistema locale si vede benissimo che cosa è cambiato, tant'è che l'amministrazione periferica dello Stato rischia di essere abbandonata a se stessa, alla deriva, non è né di qua né di là. Il prefetto non si sa bene se è un difensore civico o un telefono per il centro, insomma c'è tutto un sistema che deve essere messo a posto, se no si rischia di fare guai. Ecco perché dico, e siccome sono un sostenitore della ordinaria amministrazione, per l'ordinaria amministrazione questi punti vanno risolti. Allora può succedere che in via eccezionale, per non lasciare scoperto un'esigenza, un regime speciale su un territorio definito a un apparato particolare, sia esa protezione, che va benissimo, o anche altre cose, per altre cose possa essere utile, ma il resto è ordinaria amministrazione che ha risolto i problemi di cui stiamo parlando. Per venire poi strettamente al paesaggio, allora è chiaro che il sistema delle autorizzazioni con questa dilatazione è saltato, e intanto è saltato nei numeri. Le autorizzazioni sono dati che ci hanno dato gli stati generali sul paesaggio di ottobre scorso. Se voi cliccate e andate a vedere gli stati generali del paesaggio, avete una, ecco, questa è una funzione di centro fatta bene, cioè la riflessione su a che punto siamo sul paesaggio, con vari profili, economico, sociologico, giuridico, finanziario, naturalmente culturale, cose eccetera. Quindi stati generali del paesaggio, per chi vuole documentarsi vi trova tutto e bene, trovate anche questo dato, che le autorizzazioni paesaggistiche, perché se metto tutto in vincolo vuol dire che non tocco una cosa se non c'è l'autorizzazione, attenzione. Quindi bisogna sempre, quando si dice bilanciare, valutare pro e contro. Bene, sono state circa 140.000 nell'ultimo anno, 140.000 diviso e al dividendo, al divisore mettete gli architetti che si occupano di queste cose, che sono poco più di 200, insomma sono più di 500-600 autorizzazioni all'anno per funzionario. Naturalmente questo non funziona, ovviamente. E i ritardi, sconto le buone volontà, cose eccetera, che qualche volta ci sono, qualche volta meno, ma insomma in ogni caso diciamo l'impegno c'è. Ma questo sistema che non funziona naturalmente. Avendo spostato tutto ex post, funzionava quando lo facevo su piccole cose, ma non può funzionare con una dilatazione di questo tipo. Ovviamente, l'altro non hanno gli strumenti. Sono passati da un dato estetico a un dato di pianificazione strategica, di interazione fra economia, geomorfologia, infrastrutture. Sono saperi diversi e quindi difficoltà. E l'amministrazione cosa fa? Ritarda. E regredisce, fa fatica, perché è abituata al vincolo, è abituata al potere unilaterale, a dire questa è la mia parte, il resto non me ne occupo. Questo è un grosso problema. Ma questo è un problema anche dalla parte degli enti locali, i quali enti locali si trovano con apparati tecnici praticamente scomparsi. No, mentre noi discutiamo e mentre noi parliamo, non dimentichiamoci che intanto qualcosa di importante è tramontato. E cioè che la nostra amministrazione, dallo Stato unitario in poi, aveva importanti apparati tecnici. Gli ispettorati dell'agricoltura, quelli delle opere pubbliche, lavori pubblici, ma erano cose fondamentali. Siamo riusciti con alcuni luoghi di prestigio a indebolirli fortemente, e su questo le regioni non hanno dato il meglio sempre. Bene, allora su questo ci troviamo gli enti locali, le province, abbiamo avuto la buona idea di sbaraccare le province senza capire esattamente cosa stavamo facendo, per tagliare i costi della politica. Pensate la follia di un discorso che per tagliare i costi della politica, lo volete che fossero di 50 consiglieri provinciali? Cosa volete che costino rispetto al costo di queste cose di cui stiamo parlando, che non funzionano o funzionano con difficoltà e con tutti i problemi che hanno? Un'autentica perdita di proporzioni, un autentico smarrimento collettivo, io non so, non, non,
so, valutato in modo diverso. In ogni caso, gli enti locali sono sprovvisti di apparati. E questo è importantissimo per fare i piani paesaggistici e per attuarli. Perché il momento del fare è il momento in cui bisogna avere dati. Dati. Domandate a tutte le amministrazioni dove stanno i dati. Domandate quanti ne hanno. Perché poi c'è il discorso, ma come si valutano i dirigenti? Lunedì ho un incontro con i dirigenti statali sul tema delle valutazioni. Naturalmente chi valuta dei valutatori, i valutatori che valutano i dirigenti, la politica, i cose. Fermi tutti, però ci sono alcune cose che anche un bambino sa. Per esempio, ha un dirigente che ha dei problemi per svolgere il proprio compito e non dice quali sono e quali sono le soluzioni, è un pezzo del problema, non è un dirigente. Quando un dirigente non ha posto i dati di quello di cui ti occupi, dove sono? Da quanto tempo non li vedi? Da quanto tempo non li aggiorni? Questo non dipende dalla Costituzione, dal sistema politico, dall'Europa, da Trump, dipende da te. E quindi se tu i dati non li hai, tu non stai facendo il lavoro che devi fare. E qualcuno deve verificare questo. Allora, queste sono ABC, mi scuso per la prosaicità della cosa, però sono cose essenziali. Noi non possiamo su questo avere delle incertezze. Allora, questo sono essenziali per fare i piani, ma vengo a dopo. Sono essenziali per applicarli. Perché il piano è una soluzione della cosa? Perché il piano è una cornice paesaggistica, è una cornice generale a cui riferire diverse politiche di settore. Ecco le politiche di settore che si rifanno, che sono alcune scelte fondamentali per il Friuli, non in generale per l'Italia, per il Friuli. Quali sono le aree? Quali sono le caratteristiche geomorfologiche? Quali sono i vincoli? Quali sono le criticità? Quali sono le zone di espansione? Quali sono i punti in cui devo aspettarmi le cose? Queste sono le scelte. È su questo che lavoro. E a questo riferisco la gestione ordinaria, naturalmente. Con un vantaggio fondamentale per le amministrazioni locali e per i privati. Vogliamo parlare per un attimo dei privati. Cioè, per il singolo che sa se lo Stato dal punto di vista della resistenza sismica di un'abitazione, vogliamo affrontarlo questo tema? Perché se non lo affrontiamo, se pensate che diventa difficile anche fare il fascicolo rifabbricato, perché non si fa il fascicolo rifabbricato? Cioè l'identikit di come un fabbricato è fatto, quali sono le caratteristiche, in che epoca è stato fatto, con che materiali è stato fatto e dunque come reagisce a una scossa X. Perché non si fa? Non si fa. I primi ad essere contati sono i condomini. Quindi attenzione in questa tendenza che in questo momento ha tanto peso di vedere gli altri tutti malefici a avversare, eccetera, e se stessi candidi, agnelli, privi di qualunque responsabilità. Spesso le cose sono più complicate. L'analisi degli edifici non si fa anche perché gli interessati non sono troppo disponibili, non sono disponibili perché hanno paura che questo abbia un riflesso sul prezzo e sul valore dell'edificio, non sono disponibili perché questo significa far vedere qualche scherzo nell'armadio, qualche abuso e qualche elemento non dato. E questo non è che riguarda questo o quello, destra o sinistra, sopra e sotto, riguarda la società. Bisogna che questa società abbia il coraggio di guardarsi allo specchio e allora di poter con questo ragionevolmente chiedere, esigere, ma anche sapere dove essa stessa è complice in queste cose. Allora, i dati degli edifici mancano anche per questo. Questa è la past constraint del piano, ma poi c'è quella attuativa. L'attuazione del piano permette finalmente di avere non solo referenti per le politiche, ma permette anche di assorbire la discrezionalità eccessiva inevitabilmente, che se no le sovrintendenze hanno in mancanza di piano. Se io ho soltanto da dare un'autorizzazione senza parametri, fatalmente, anche con la migliore diligenza e con il migliore equilibrio, il mio sarà un giudizio spot.
Oggi lo faccio così perché lo faccio io, domani sarà fatto da un altro, in modo diverso, poi cambia il titolare, cambia in modo diverso, un'amministrazione che finisce per essere non riconoscibile e con il rischio serio di essere percepita come un'amministrazione che agisce in modo non riconoscibile, talvolta arbitrario. Perché manca un parametro. Quindi la presenza di parametri, di alcuni valori cornice a cui riferire, assorbe una parte di questa discrezionalità e non solo sul piano giuridico rende più legittimo la confezione del provvedimento, ma sul piano sociopolitico, sul piano collettivo, permette di legittimare l'azione di queste sovrintendenze, perché altrimenti c'è una folle, assurda divisione del lavoro, lo Stato impedisce, le amministrazioni locali spingono per fare, ci mancherebbe altro. Noi siamo in questo stato in questo momento. Pensate al costo collettivo di avere fatto in modo che c'è un potere sostanzialmente estraneo rispetto al territorio che si occupa della difesa, mentre i sistemi locali si occupano dello sviluppo. Avendo diviso così le cose si è perso in partenza. Ma la strada per uscire da questa contrapposizione, come vedete, è una strada che richiede pazienza, richiede cooperazione, richiede... Ecco perché il piano diventa importante e la sua, nel momento in cui viene applicato e attuato, le autorizzazioni delle sovrintendenze vengono assorbite in larga misura. I privati sanno, c'è una relazione di affidabilità, io so come può, se faccio un investimento so sostanzialmente qual è il regime del bene in quel modo. E questo è anche questo molto importante. Io non aggiungerei altro, salvo dire che questi atti, il fatto che questo non ci sia, spiega perché i piani non vengono fatti. E chiudo con questo. Cioè, perché i piani sono così pochi? Perché regioni normalmente virtuose come la Emilia Romagna, per esempio una, non hanno adottato piani paesaggistici, salvo vecchi strumenti? C'è stato anche in Emilia Romagna. Queste sono ottime notizie, le cose si stanno mettendo in moto. Allora, dicembre è stato un mese fortunato da questo punto di vista. Vediamo. Però attenzione, i piani non basta adottarli, vanno attuati, e l'attuazione è per le sovrintendenze, è quello che ho detto, per gli enti locali l'adattamento degli strumenti urbanistici. Attenzione, se li lasciamo soli gli enti locali come faranno? E non possono essere lasciati soli perché hanno bisogno di aiuto, non possono essere lasciati individualmente, hanno bisogno di collegarsi con gli altri comuni. Ecco l'importanza delle unioni dei comuni, fondamentali. Questo è tanto importante come fase che, e finisco, insieme a Fabrizio Bacca e a Anna Masson abbiamo proposto, come semplicemente esperti di queste cose, che abbiamo proposto alla Compagnia San Paolo un progetto per il supporto all'attuazione del piano paesaggistico in Piemonte, isolando tre aree, una Ivrea, quindi un'area urbana, una la Val d'Ossola e una l'Alta Langa, sono tre aree molto diverse quindi rappresentative, e intervenendo su questo, non con il solito turbine di leggi, regolamenti, minacce, entro non oltre, date, cioè tutto l'armamentario di un'amministrazione impotente, che minaccia e poi non controlla naturalmente, ma intervenendo in positivo, e cioè mettendo sotto a sovrintendenze e a enti locali un gruppo di lavoro che aiuti sovrintendenze e amministratori locali a attuare il piano. Forse questa è una task force che, intendiamoci, si chiama alla inglese, ma voglio dire, gli istituti del distacco, per usare un termine amministrativo puro dal tempo dei muli dell'esercito piemontese, era un istituto già conosciuto dalle nostre amministrazioni. Il distacco significa poter mettere personale dove serve temporaneamente. È una cosa che andrebbe fatta e che è essenziale per l'attuazione.
Sì, sì, invece di minacciare o di far intervenire procure e cose varie, si mette sotto un supporto che aiuti sul piano giuridico-amministrativo, sul piano geografico e cartografico, e sul piano architettonico e economico. E queste cose a fare, credo che questa sia la strada giusta. E la paura della Bercia, come dice.